funzionamento, girando a parte, diventa rosso, lo appoggiate, lui manda già il segnale, quindi mi trasporta già nell'emergenza. I ristoranti accolgono persone di ogni età, dai bambini agli anziani. Alla Bellaria, nel comune di Rivergaro, i titolari hanno deciso di incrementare la sicurezza con un nuovo defibrillatore. Lo strumento salvavita è stato posizionato all'esterno del locale sulla Statale 45 a disposizione del territorio. E per poter intervenire con competenza è stato organizzato anche un corso di manovre salvavita per tutti i lavoratori. Questo è un progetto a cui io tengo tantissimo e che ho voluto tantissimo, a cui pensiamo già da prima della pandemia. Poi abbiamo tenuto un attimino in stand-by per quello che è successo purtroppo. Adesso finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Ci tenevamo a dare una sicurezza in più. È una sicurezza, un aiuto che vogliamo dare a noi, alle nostre famiglie, ai nostri dipendenti e ai nostri clienti. Lavoriamo con tanta gente di tutte le età e penso che sia fondamentale, insomma, essere sicuri anche da questo punto di vista. Abbiamo deciso di estenderlo anche a tutti, quindi di installarlo fuori proprio perché potesse usufruirne anche la popolazione al bisogno o chiunque in una situazione di emergenza. Ci sembrava la cosa più giusta da fare. Sono circa 18 i ragazzi che stasera hanno partecipato al corso, un corso importantissimo di manovre salvavita sia sull'adulto che sul bambino che sul lattante. È importante questo tipo di progetto che prevede anche la prevenzione alle manovre di disostruzione, di ostruzione delle vie aeree, quindi attraverso la disostruzione per bambini e lattanti innanzitutto. È un progetto che prevede proprio la formazione e che vorremmo estendere a tutta la provincia come locali per il posizionamento di un defibrillatore all'esterno del proprio locale e la formazione vera e propria di tutti i lavoratori dei locali stessi. A gennaio nel locale è in programma un corso di disostruzione pediatrica aperto a tutta la cittadinanza.